Grazie a tutti. Si aspettava un risultato così netto? Grazie a tutti. Ringrazio. Ringrazio tutti i reggini. Ringrazio tutti i reggini che ci hanno dato fiducia, ma anche i reggini che non ci hanno votato. Questa ringrazio tutti i reggini, chi ci ha votato, anche chi non ci ha votato, perché ci ha fatto capire tante cose. Questa è la vittoria della città. La città si è protetta. È la vittoria della città, è la vittoria dei reggini, la città si è protetta e noi abbiamo provato a difenderla in tutti i modi. È stata una campagna elettorale difficilissima, lunga, difficile, travagliata per tutti i motivi che voi conoscete. In questa campagna elettorale noi abbiamo sentito due cose. Abbiamo sentito tanta fiducia e tanto affetto da parte dei cittadini, ma abbiamo anche sentito una forte domanda di cambiamento. Una forte domanda. Abbiamo cambiato prima, sono andati di là, i venduti sono andati di là. Bravo! Una forte domanda di cambiamento nella continuità. Questo è quello che vogliamo fare da domani. Da domani cambieranno le cose, cambieranno tante cose. Noi vogliamo chiamare a raccolta tutti i reggini di buona volontà, perché davvero oggi ci sono le condizioni per costruire un futuro radioso, un futuro migliore tutti insieme. Io chiamo a raccolta tutta la città. La campagna elettorale è conclusa, adesso le sfide del domani le dobbiamo raccogliere, le dobbiamo combattere tutti insieme, quindi la città deve tornare a essere unita. Bravo! Rispetto. Finito. Consentitemi di dire una cosa. Il meglio deve ancora venire e questo lo sappiamo, perché abbiamo attraversato veramente l'inferno in questi 6 anni e abbiamo lavorato per superarlo indenni, e così è stato. Però noi siamo anche ironici, a noi piace sorridere e essere un po' dissacranti. È stata una campagna elettorale che ci ha visto contrapposti, che ha visto scimmiottare anche alcune cose che io ho detto in passato, però è una campagna elettorale in cui qualcuno voleva provare a mettere bandierine nella nostra città. Noi non lo abbiamo permesso e allora con simpatia e col sorriso diciamo: Salvini, basta pagare! Rispetto a 6 anni fa, adesso cosa cambia e cosa potrà cambiare? Cambia che quello che si è costruito in questi 6 anni adesso diventerà, e si inizierà a vedere, diventerà sempre più concreto. Sono stati gli anni della semina e adesso ci prepariamo al raccolto. Però servono braccia, serve mente, serve cuore, serve cervello, e quindi serve tutta la comunità reggina che ha capito qual era il momento e quindi adesso deve continuare a essere protagonista. Il primo provvedimento?
ma intanto proviamo il bilancio, perché dal bilancio nascono tutte le opportunità. Sarà finalmente un bilancio di programmazione, era un bilancio che era molto difficile da costruire fino al 7 di agosto, adesso con i provvedimenti che ha messo in campo il governo iniziamo ad avere finalmente quello strumento di programmazione che ci serve, e poi naturalmente la sfida del recovery fund. Allo sconfitto cosa dice? In politica ci sono vincitori e sconfitti, un grosso in bocca al lupo per quelli che saranno i programmi e i progetti futuri di ognuno di loro.